benvenuti nella nostra rubrica mensile dedicata al PlayStation Plus. Ogni mese daremo uno sguardo più approfondito ai titoli che entrano nella Instant Game Collection, così da darvi modo di decidere quali scaricare. Cominciamo da PlayStation 4, che accoglie Pixel Junk Shooter Ultimate. Il titolo è sviluppato dalla software house Double Eleven e raccoglie i primi due episodi di Pixel Junk Shooter. È caratterizzato, tuttavia, da una completa ristrutturazione grafica pensata per il sistema PlayStation 4. Si tratta, come sempre, di uno sparatutto twin stick, nel quale sarà fondamentale, oltre che far saltare tutto in aria, anche esplorare e risolvere enigmi. Questa edizione riveduta e corretta presenta però un'illuminazione ambientale in tempo reale e vari effetti speciali aggiuntivi. Ovviamente la risoluzione sarà a 1080p e il frame rate ancorato a 60 fps. Come se non bastasse, la compagnia ha inoltre implementato funzioni come il cross-save e il cross-platform, e ciò significa che potremo giocare in multiplayer su PS4 contro un nostro amico su PlayStation Vita. La seconda new entry per la Instant Game Collection di PlayStation 4 è la Complete Story di Trine 2. Questa edizione dello splendido platform adventure di Frozenbyte include i livelli dell'espansione Goblin Menace, più uno stage aggiuntivo. Pur essendo uscito quasi 3 anni fa, il titolo ha resistito molto bene alle ingiurie del tempo, e ancora oggi si presenta come un platform decisamente ben strutturato, che propone enigmi piuttosto impegnativi e fa della varietà il suo punto di forza. Il comparto tecnico, poi, rappresenta la punta di diamante dell'intera produzione, capace di realizzare a schermo degli scorci fiabeschi di rara bellezza. I possessori di PlayStation 3 accoglieranno dal 4 giugno NBA 2K14, ultima simulazione cestistica sviluppata da Visual Concept. Pur non presentandosi molto diverso sotto il profilo grafico dai capitoli precedenti, il titolo si dimostra ancora una volta all'altezza delle grandi aspettative. L'offerta ludica in termini di modalità rimane infatti la medesima, ma con l'interessante aggiunta di un game mode dedicato a LeBron James, che farà impazzire i fan più sfegatati del basket. Il gameplay è sempre piacevole, ritoccato quest'anno soprattutto per ciò che concerne la fase difensiva. Il secondo titolo ad approdare sui lidi di PlayStation 3 in cross-buy con PS Vita è Lone Survivor, un particolarissimo horror game bidimensionale. Caratterizzato da un eccellente comparto tecnico in pixel art, questo interessantissimo survival ci immerge in un mondo malato e terribile. Vestiremo i panni di un anonimo sopravvissuto, costretto a girovagare in un mondo sconvolto da una devastante pandemia che ha ucciso praticamente tutti gli esseri viventi. Lone Survivor ha senza dubbio contribuito alla grande rinascita dell'horror videoludico, insieme al recente Outlast uscito su PC e PlayStation 4. Vi consigliamo di provarlo se siete appassionati del genere. Ma il prodotto più interessante del mese di giugno è probabilmente Dragon's Crown per PlayStation Vita. Chi si fosse perso l'ultima fatica dei talentosi Vanillaware sappia che ci troviamo di fronte ad un beat'em up bidimensionale di eccezionale fattura, che presenta un gameplay all'apparenza molto semplice, ma decisamente vario ed interessante, ed un comparto tecnico dallo stile unico. Ci sono varie classi di eroe le cui abilità diversificate permettono di cambiare ogni volta il nostro approccio al combattimento. Assuefacente poi la modalità cooperativa, in locale e online, che consentirà ad un gruppo di amici di affrontare insieme l'avventura. Un prodotto estremamente consigliato, che svetta al di sopra di tutte le precedenti produzioni della software house grazie a una carica e a uno stile semplicemente inarrestabili. L'ultimo titolo di questo mese ad arrivare su PlayStation Vita è Surge Deluxe, un interessante puzzle nato dalla mente degli sviluppatori indipendenti di Future Lab Limited. Si tratta di un prodotto interessante che metterà a dura prova i vostri riflessi ed il colpo d'occhio. Il titolo potrebbe rappresentare un buon passatempo in previsione delle afose giornate estive che ci aspettano da qui a breve. In definitiva, l'aggiornamento di giugno del PlayStation Plus è molto interessante, con ben 2 titoli in arrivo su PS4. Speriamo che presto comincino ad arrivare anche le produzioni AAA, ma nel frattempo questa estate videoludica è cominciata alla grande in casa Sony.